Buonasera, benvenuti a tutti, in particolare benvenuti a tutti gli studenti che stanno crescendo in numero. Cerco di spostarmi, ma forse la luce è lì proprio per seguire me, quindi non riesco a scappare. Ricominciamo dopo la pausa estiva il ciclo di incontri sugli obiettivi di sviluppo sostenibile che hanno già dal primo incontro, direi, riscosso interesse nella città e vi posso dire a questo punto, perché è successo durante l'estate, anche riscosso molto interesse a livello nazionale. Siamo probabilmente la prima università che ha programmato un ciclo completo di incontri su questa tematica. Nell'incontro di Udine di fine giugno, dove è stato fatto il G7 dei rettori, c'è anche il G7 dei rettori, io non lo sapevo, l'ho scoperto quest'anno, il tema alla base dell'incontro era questo, erano gli obiettivi di sviluppo sostenibile e come le università possono educare gli studenti a questa tematica, e noi gli abbiamo potuto dire che noi abbiamo questo percorso. Quindi è un'iniziativa il cui merito va, come sapete, al professor Castelli che l'ha ideata, che è di sicuro interesse, credo. Quindi siamo contenti di ricominciare, c'è già un programma fissato per tutto l'anno 2017, poi stiamo programmando gli incontri del prossimo anno. Il professor Castelli mi diceva anche di dirvi questa novità di stasera. Avete visto che c'è una tesserina come quella dei ristoranti, non abbiamo ancora deciso cosa si vince e quando, però voi timbrate che poi vedrete che si vincerà qualcosa, non sappiamo cosa né quando. Io fino a stasera non sapevo neanche perché, adesso comunque c'è questa tesserina che è molto bella. Quindi benvenuti a tutti, io do solo un benvenuto alla professoressa Claudia Sorlini che è una collega e anche posso dire un'amica che da molti anni frequenta l'università, a parte il fatto che ha origini bresciane, quindi frequentava il territorio comunque, ma in particolare nel mio dipartimento è stata molto presente in questi anni aiutandoci nell'attività di cooperazione internazionale. E quindi sono molto lieto che sia qui con noi. Dico solo due cose, poi il professor Giglioli leggerà un curriculum più completo, ma lei, oltre ad essere stata preside della Facoltà di Agraria a Milano per 6 anni, è stata la presidente del Comitato Scientifico di Expo e in questa veste è stata anche a Brescia, credo almeno una volta o due, io, o forse di più, anche in quella veste. Sta continuando, mi diceva adesso, nel Comune di Milano con questa attività sull'alimentazione, però ha avuto questo ruolo molto importante 2 anni fa in questo evento di portata mondiale, come voi sapete. Ecco, come al solito c'è un nostro collega che è il professor Gianni Giglioli, che è professore associato di entomologia agraria, probabilmente ho detto una cosa non corretta, può ancora correggere lui, è una persona quindi esperta della tematica sarà lui che poi condurrà l'incontro, presenterà più compiutamente il relatore, ma soprattutto condurrà la parte del dibattito, della discussione che sempre alla fine siamo contenti di avere con tutti voi. Quindi io ringrazio ancora il professor Castelli, il professor Giglioli e la professoressa Sorlini per essere qui. Do la parola a Francesco Castelli che fa un po', diciamo, il riassunto delle puntate precedenti e l'annuncio delle puntate future per ricollocarci in questo percorso e buon ascolto. Se io vi porto via soltanto davvero pochissimi minuti, saranno 18 seminari, il primo l'abbiamo fatto in questa sede col professor Emanuele Severino, che è stato un po' un lanciarci come verso il futuro di queste scadenze. Abbiamo fatto nel mese di giugno il primo seminario su povertà zero, oggi facciamo qualcosa su seminario su fame zero e il professor Giglioli poi introdurrà Claudia Sorlini a cui io do il benvenuto, la sua città dal benvenuto, il teatro della sua città dal benvenuto, e ne siamo tutti molto felici. Abbiamo per ora programmato gli eventi del 2017, nel futuro prossimo programmeremo anche quelli del 2018, il prossimo obiettivo sarà sulla salute e sarà ovviamente sempre in questa sala con la presenza del dottor Aviglione, che è il capo del programma di controllo della tubercolosi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi avremo, con l'aiuto del dottor Domenico Simeone della Cattolica, dialogheremo con il professor Paolo Refice, professore emerito dell'Università di Firenze,
e poi più avanti con la professoressa Pozzolo del nostro Dipartimento di Giurisprudenza avremo il piacere di avere la sociologa Chiara Saraceno dell'Università di Berlino e di Torino, addirittura due affiliazioni. Io mi fermo qua perché oggi il tempo è dedicato al tema di cui ci parlerà la professoressa Sorlini e inviterei dunque Gianni Giglioli, che ha condiviso un po' con me, in realtà Maurizio ti ha detto che è stata un'idea mia, l'abbiamo in realtà condivisa con un gruppetto di persone, Gianni sicuramente è stato uno tra questi. Grazie, buonasera a tutti e permettetemi di dire che sono molto contento di vedere la sala piena, segno dell'interesse che questa tematica suscita. È un interesse non soltanto dal mio punto di vista, se volete, etico, civile o anche politico, è un interesse perché è una tematica i cui risvolti prima o poi toccheranno tutti. Il mio compito è appunto quello di introdurre brevemente la tematica e poi passare la parola a chi sicuramente meglio di me potrà illustrarne i contenuti, articolare il discorso intorno a che significa lavorare per ottenere fame zero, l'obiettivo dell'eliminare la fame dal nostro pianeta, la professoressa Sorlini. Io ho alcune slide. Vorrei proiettarle e costruire un po' con voi i principi con cui cerchiamo di considerare questa tematica dal punto di vista scientifico, perché questo è il compito dell'università, ma non solo, anche dal punto di vista dell'impegno che mi coinvolge in prima persona, come ha coinvolto e coinvolge in prima persona la professoressa Sorlini, in zone che hanno questo problema della fame. Allora, brevemente, che cos'è il cibo? Confesso l'ignoranza, mi sono andato a vedere l'etimologia. Mi ha colpito perché cibo deriva da capto, vuol dire prendere la propria dose. Ho venuto in mente, ma anche nel Padre Nostro c'è il pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È come se la parola cibo derivasse da una razione quotidiana necessaria per svolgere la propria funzione, sia che siamo animali o esseri umani. Questo è interessante perché quindi il cibo ci fornisce energia, ma non solo, col cibo noi costruiamo noi stessi, cioè ci rinnoviamo continuamente come organismi biologici e ci permette di arrivare dove un organismo biologico, ma anche un essere umano, può arrivare. Quindi è importante capire cos'è il cibo, ma anche da dove viene. Questo è un aspetto particolare che come professori che siamo e veniamo o siamo della facoltà di agraria a cui teniamo particolarmente. Il cibo viene dall'ambiente e produrre cibo ha implicazioni sull'ambiente, quindi noi chiamiamo il cibo un servizio fornito dagli ecosistemi, quindi tutte le volte che parliamo di cibo dobbiamo considerare l'ambiente e viceversa, perché produrre cibo ha un impatto sull'ambiente. Bene, ma siamo umani, abbiamo un enorme cervello. A volte lo usiamo bene, a volte meno bene, adesso dovremmo usarlo per risolvere queste problematiche e allora abbiamo arricchito il cibo di tanti aspetti, aspetti emozionali che hanno dato origine agli aspetti simbolici, ma anche aspetti sociali, non mangiamo in qualsiasi modo, se io mangiassi adesso vi colpirebbe, diciamo, non certamente favorevolmente. E poi abbiamo inventato qualcosa, scusate, abbiamo inventato la moneta che paga il cibo. Beh, tutto questo ha implicazioni notevoli. Quello che però mi sento di dire è che abbiamo un po' perso l'idea che il cibo venga dalla natura, cioè che ha un significato adattativo produrre cibo. Produrre cibo in una certa zona ha un significato, produrre un altro ancora. Quindi abbiamo perso un po' la radice. Bene, un passettino avanti. Il cibo è una risorsa. Vuol dire che è, come tutte le risorse rinnovabili, prodotto con un certo tasso e consumato con un certo tasso. Come si fa a gestire le risorse in modo corretto? Bisogna guardare quanto entra e quanto ne esce. Beh, cos'è produrre cibo? È un ingresso di questa risorsa nel mercato mondiale o comunque nella disponibilità mondiale. Se ad ogni piccolo passo, ad ogni anno, questo sbilanciamento esiste e continua, allora possono esserci dei problemi. Ma se ci pensate, il cibo come risorsa non è come il petrolio, che posso metterlo in grossi contenitori.
quasi tutto il cibo, per questo abbiamo inventato il cibo secco, ha la caratteristica di non durare. Quindi quanto ne viene prodotto è quasi uguale a quanto ne viene consumato ogni anno. Questo per una risorsa crea dei problemi, crea quella che si chiama la vulnerabilità, cioè noi siamo esposti a rischi. Quindi questo è un primo passo da considerare rispetto a quello che stiamo dicendo, cioè perché c'è la fame? Perché la risorsa cibo è una risorsa che potenzialmente dà origine a rischi di insufficienza. Andiamo avanti, ma per avere il cibo non soltanto devo avere il cibo dal punto di vista quantitativo, deve essere non solo disponibile ma devo anche poter avere accesso a questo, per esempio comprarlo, devo avere la possibilità di utilizzarlo, dal cuocere a avere garanzie che non sia inquinato, che non possa fare male, e deve essere anche relativamente stabile. Queste sono le condizioni che definiscono, scusate, questo è un po' difficile da usare, sono le condizioni che secondo la FAO definiscono quella che chiamiamo sicurezza alimentare nel senso inglese di security. Noi chiamiamo sicurezza tutte e due, il fatto che non sia contaminato o il fatto che ce ne sia, ma noi chiamiamo sicurezza in questo caso la disponibilità di cibo. Bene, se la quantità di cibo che abbiamo, la famosa captio, è meno di quella di cui avremo bisogno, allora abbiamo una forma di denutrizione. Se è nel breve, ok, questo può essere reversibile, ma se comincia a persistere, quindi questo sbilanciamento a livello individuale insiste, allora cominciamo a avere dei sintomi generali, ma anche alterazioni permanenti, problemi nello sviluppo cognitivo, corporeo. Dimensione del problema, sono quasi 800 milioni di persone che a livello planetario soffrono di questa problematica e una grossa quota sono bambini. Dove si trovano? Beh, lo sanno tutti, soprattutto nel sud del mondo, e per questioni anche demografiche, soprattutto in Asia, ma le percentuali maggiori sono qui, nell'Africa subsahariana, e una delle più grandi è in Etiopia, il paese appunto in cui lavoro. C'è un aspetto ulteriore da considerare, i mali non vengono mai da soli spesso, e questo è anche il caso della denutrizione. Questo è un grafico della Banca Mondiale che dice che in realtà povertà, malattie, spesso di natura infettiva, e denutrizione sono spesso collegate e creano quello che si chiama un circolo vizioso, cioè qualcosa che si autoalimenta in senso negativo e non si riesce a rompere. Quindi la malnutrizione è all'origine di una serie di problematiche che a loro volta continuano a ciclare, a girare, e noi dobbiamo rompere, e questo è l'obiettivo del goal numero 2 e del fatto che tutti i goals devono andare insieme, tutti gli obiettivi devono andare insieme, dobbiamo rompere questo circolo vizioso. I fattori. L'ultima slide un po' complicatina, perché serve per capire le basi del discorso. Allora, dicevamo, una risorsa per essere consumata deve essere prodotta, quindi noi dobbiamo guardare quanto produciamo di cibo e anche quando ne consumiamo. E quanto ne consumiamo dipende da quanti siamo, n, numero di individui, per quanto mangiamo. È semplicissimo il calcolo. Facciamo un passettino indietro, guardiamo i fattori che condizionano questo semplicissimo calcolo e le cose si complicano un pochettino, perché sì, la produzione dipende in primo luogo dall'agricoltura, ma dipende anche dalle risorse ambientali. A loro volta entrambe le questioni sono in maniera pesante condizionate dalle tecnologie che abbiamo. E dall'altra parte, sostanzialmente, tutto dipende dalla nostra cultura, cioè da come pensiamo, da quello che sentiamo, da quello che diciamo. Perché in realtà la nostra dieta ha basi culturali, la stessa demografia ha basi culturali, anche biologiche alla base, ma in realtà è la cultura che ci condiziona. E allora dove esiste la fame? Dove c'è una transizione culturale in atto importante? Siano paesi in grosso sviluppo come l'Asia, siano paesi con tassi di sviluppo pur elevati ma con elevatissima povertà come l'Africa subsahariana. Quindi la povertà non è tanto una questione geografica, è una questione di transizione culturale. Dove c'è una lunga storia di un certo tipo, come la nostra occidentale, allora si controlla la demografia e riusciamo anche a lavorare rispetto alla dieta. Bene, guardo molto velocemente questi fattori. La pressione demografica, voi sapete tutti che siamo esplosi come specie umana e stiamo arrivando probabilmente ai 10 miliardi. Ma chi ci arriverà soprattutto? Gli asiatici e gli africani, mentre noi siamo in realtà in decadenza dal punto di vista demografico, anche in maniera preoccupante per certi versi. È chiaro che questo
determinerà l'n, il fattore n che moltiplica d per n. Le risorse ambientali sono fondamentali. Noi per produrre acqua, per produrre cibo abbiamo bisogno di acqua, suolo e sole. Il sole ne abbiamo in abbondanza, acqua e suolo cominciano a scarseggiare per diversi motivi e rappresentano un grosso problema anche dal punto di vista politico. Qui un esempio di una erosione, una fotografia fatta in Etiopia, di un esempio di come l'acqua, cadendo su un suolo non sufficientemente protetto, può in realtà portare via tutti i nutrienti e a cascata abbiamo problemi di produzione. Produrre cibo significa avere risorse tecniche ed economiche. L'agricoltura di precisione, quella che noi stiamo inventando e applicando, è un puro sogno in tante parti. Guardate che non è soltanto avere robotica che ti prende la fragola o l'uva. Significa soprattutto miglioramento genetico delle colture. È una cosa che fa paura, perché ricorda gli OGM, ma il miglioramento genetico delle colture è fondamentale, così come tutte quelle che si chiamano le agrotecniche, cioè saper produrre bene e molto. Ancora, per produrre cibo abbiamo bisogno di infrastrutture e mercati. Questo qui è il prezzo mediato di una serie di, un indicatore sul costo del cibo. L'ho portato per farvi vedere una piccola cosa, molto velocemente. Guardate cosa è successo nel 2008, un'impennata dei prezzi su base speculativa. Cosa vuol dire? 200 milioni di affamati in più. Capite? Noi stiamo trattando molto spesso il cibo come una commodity, si dice, come il petrolio, come altre commodity, che ne so, potrebbe essere l'oro anche, ma in realtà c'è qualche implicazione in più e questo ne è un esempio. Infine, vi ricordate la dieta, cioè cosa mangio, qual è il mio fabbisogno o meglio cosa scelgo di mangiare. Beh, questo qui non è un grafico molto semplice da vedere, è molto ricco ma non molto interpretabile, soltanto per dirvi che la dieta dei paesi poveri è basata sostanzialmente su cereali. La nostra è basata sì su cereali, ma anche con un contributo importante dei prodotti animali e di altre componenti. Che succede? Sta registrandosi a livello mondiale uno spostamento della dieta con una diminuzione della componente cerealicola e un incremento della componente animale. Quali sono le implicazioni? Produrre cibi di origine animale costa molto di più dal punto di vista ambientale e spesso anche dal punto di vista economico. Bene, questo ha delle implicazioni se pensiamo che il trend sia su base planetaria. Infine, accenno brevemente altri drivers. Un ruolo importantissimo lo avranno anche il governo mondiale della questione del cibo. Sapete che si parla di grid dell'energia, si parla di grid, di mettere grid delle informazioni, per questo tutti conosciamo internet. Sempre di più si sta pensando ad un grid del cibo, cioè mettere in rete il cibo. È un sistema per tamponare la volatilità dei prezzi e anche l'instabilità delle produzioni. La finanza e i mercati, ho già accennato il ruolo che hanno. La ricerca e gli sprechi. Sulla ricerca ho messo questo signore che non conosce nessuno, che sempre mi piace molto citare, perché ha ricevuto una trentina di anni fa, forse 40, il premio Nobel che nessuno conosce, si chiama Norman Borlaug, perché ha salvato, dice il premio Nobel, più di 1 miliardo di persone da morte per fame. Lui ha capito che per risolvere il problema della fame bisognava lavorare sulla produzione. Noi oggi parliamo del cibo e spesso ne parliamo in un altro modo e demonizziamo chi in realtà ha giocato un ruolo fondamentale nell'affrontare il problema. Non tanto la persona quanto un insieme di tecniche e di modi di concepire il cibo. Mi avvio alla fine per dirvi che come si fa a combattere la fame? O meglio, come pensiamo di arrivare, dove? Attraverso una serie di obiettivi che sono stati elencati dalle Nazioni Unite, che vanno dall'accesso sicuro al porre fine alla malnutrizione, perché posso mangiare abbastanza in termini calorici, ma non a sufficienza in termini, per esempio, dei micronutrienti, una vitamina, il ferro, non lo so, quello che volete. Bisogna raddoppiare la produttività agricola, garantire sistemi di produzione sostenibili e resilienti, cioè devo pensare anche all'impatto ambientale dell'agricoltura. Devo mantenere la diversità genetica delle sementi, ma anche degli animali. Aumentare gli investimenti e correggere tutte le storture del sistema dello scambio del cibo e anche dei prezzi.
Per far questo ci sono anche degli indicatori che le Nazioni Unite hanno voluto definire. Se per esempio voglio aumentare la produttività, cercherò di valutare il volume di produzione per unità di lavoro definita sulle basi delle classi di tipo di agricoltura o pastorizia o forestry, diciamo uno sfruttamento delle foreste e così via. E con questo ho concluso questo breve excursus per preparare, diciamo, l'intervento della professoressa Sorlini, che immagino ci parlerà un po' di più del come si può fare, quali sono le risorse. Prima di darle la parola, voglio leggervi molto brevemente il suo curriculum. Ho pensato di leggerlo perché, oltre al fatto che non mi ricorderei tutte le cose che sono scritte, ma penso che tutte le cose che sono scritte sono estremamente importanti, perché è un curriculum che mette insieme non soltanto competenze, impegno importante e l'idea di applicare o di poter applicare la scienza per risolvere i problemi, ma anche l'idea di interloquire con le più diverse persone per far capire la complessità di questo mondo e la necessità che ci si impegni per una vera e propria rivoluzione culturale, direi. Allora, la professoressa Sorlini è professore emerito dell'Università degli Studi di Milano e vicepresidente del Turing Club, è stata professore ordinario di microbiologia agraria al Dipartimento di Scienze per gli Alimenti e la Nutrizione e l'Ambiente, è stata anche preside dell'Università di Milano, è preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Milano. Inoltre, in qualità delegata, si è occupata di cooperazione internazionale. Chi si occupa di cooperazione internazionale spesso ha un paese che ama particolarmente. Nel mio caso era l'Etiopia, come vi ho detto, nel caso della professoressa Sorlini è la Sierra Leone, nel quale paese la professoressa ha anche contribuito a fondare una facoltà di agraria. Ha coordinato diversi progetti di ricerca nazionale e internazionale, si è occupata di ricerche sul disinquinamento dell'ambiente agrario, della produzione di bioenergie, dell'agricoltura sostenibile, degli effetti sull'ambiente e sul rumine di piante e cibi geneticamente modificati e di miglioramento della produzione agricola, parola chiave dal mio punto di vista, non soltanto in Italia ma anche in Africa. È stata, come già ricordato il professor Castelli, presidente del Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano e dal 2016 è direttore emerito della rivista internazionale Annals of Microbiology. È autrice di diverse pubblicazioni, più di 300. Nel 2015 è stata insignita dell'onorificenza di commendatore dall'Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Mattarella per la diffusione della cultura in campo ambientale ed agrario, anche nei paesi in via di sviluppo, e dell'Ambrogino d'Oro dal Sindaco di Milano Pisapia. Cioè, vedete che si conclude questo curriculum proprio su una menzione del significato culturale, non solo scientifico e applicativo, dell'impegno scientifico e non solo scientifico della professoressa Sorlini, che ringrazio davvero di cuore di essere intervenuta. Desidero anzitutto ringraziare il Rettore per avermi invitato e complimentarmi con l'Università per aver veramente ideato questo programma di conferenze ed è vero che è la prima università italiana che fa questa iniziativa. Quindi grazie anche al professor Castelli e Giglioli per aver poi elaborato questo progetto e averlo fatto diventare una realtà importante. Allora, il titolo della mia relazione è Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile. Bene, allora l'obiettivo fame zero è un obiettivo estremamente importante che coinvolge tutta la comunità, tutta l'umanità. È un problema che abbiamo nei paesi in via di sviluppo, così come nei paesi industrializzati, quello di farci carico di risolvere una contraddizione spaventosa che in certi paesi che si concretizza nel fatto che in certi paesi c'è una sovrabbondanza di cibo e in certi altri si muore di fame ancora con percentuali estremamente elevate. Come però è stato già detto da Giglioli e io mi attacco al suo discorso, è indispensabile cercare di risolvere il problema non in modo isolato da tutto il resto del contesto. La fame si può risolvere
soltanto se consideriamo tutta una serie di altre problematiche, cioè di condizioni di vita che devono migliorare. Questa è un'acquisizione non da poco e che anche le grandi istituzioni hanno maturato nel giro degli ultimi decenni, perché in passato tanto l'Europa quanto le Nazioni Unite lavoravano essenzialmente su singoli o pochi obiettivi, pensando che da soli si sarebbero potuti affrontare meglio. Faccio un esempio, l'Europa per molti anni ha pensato che la conservazione dei cibi sugli scaffali potesse durare di più aggiungendo più sale a questi cibi, cosa che poi ha fatto, e per molti anni si è andati avanti concedendo dei tassi di salatura molto elevati nei cibi, quando ci si è accorto che questo aveva un impatto estremamente negativo sulla salute. Quindi si è tornati indietro e si è cominciato, ed è un esempio che loro si citano in modo autocritico proprio per questo motivo. E non è un caso quindi che gli obiettivi del millennio siano tanti, perché noi dobbiamo cercare di modificare tutto il complesso della situazione. E qualcuno ci aveva pensato più di 50 anni fa, e a me piace leggere quello che Kennedy nel 1963 al World Food Congress dichiarava: abbiamo la possibilità, in quanto membri della razza umana, abbiamo i mezzi e abbiamo la capacità di eliminare la fame dalla faccia della terra nell'arco della nostra vita. Abbiamo solo bisogno della volontà. E ancora oggi credo che siamo là. Abbiamo ancora bisogno di tanta volontà anche da parte dei paesi interessati, dei paesi di tutto il mondo, perché in realtà al di là degli impegni che è facile prendere, poi molti non li mantengono. I numeri della fame, vado rapidamente, ci sono già, perché è stato detto, quasi 800 milioni di persone che soffrono la fame, e soprattutto sono in Asia di più, ma in Africa sono più concentrati, circa 2 miliardi che soffrono di un altro tipo di fame, che non è quello semplicemente che si vede col deperimento. È una fame che è soprattutto concentrata su alcuni fattori, che sono vitamine e elementi e minerali. In particolare il ferro, lo iodio, anche lo zinco e la vitamina A sono fra le carenze che creano più problemi a livello internazionale. Ricordiamoci anche che il 70% della popolazione che soffre la fame sta in campagna, in una campagna che è sempre più abbandonata e forse anche sempre più negletta. I numeri della fame, volevo ricordare che nei primi anni, questo è un grafico che è già stato proiettato prima ma che mi piace sottolineare, nei primi decenni di avvio di questa campagna di lotta contro la fame, vedete che nel grafico di destra, vedete che la fame diminuiva rapidamente in percento, molto rapidamente, e c'era un impegno anche più generoso, forse più entusiasta nei confronti di una missione che tutti i paesi delle Nazioni Unite si erano dati. Poi a un certo punto ci si è un po' stancati e si vede che la diminuzione, oppure altri motivi sono intervenuti, che il calo delle persone affamate si è rallentato. Nel grafico però di sinistra vedete che non si parla più di percentuali, ma si parla di diminuzione di numeri assoluti, e quello che possiamo vedere era che, a parte quel tratteggio che c'è ed era stato considerato un errore di calcolo della FAO e delle Nazioni Unite, e quindi diciamo che quel picco probabilmente dovrebbe essere attenuato, e calcoli precisi non sono mai stati pubblicati, però quello che risulta è che noi siamo partiti attorno agli anni 70 con 870 milioni di persone che soffrivano la fame, e oggi sono 795 milioni. Quindi diciamo che abbiamo ancora tanto da fare. La deficienza di vitamina A, di iodio in bambini sotto i 5 anni, vedete adesso i colori di queste mappe diventano sempre più scuri nella misura in cui aumenta la percentuale di bambini che soffrono di carenza o di vitamina A o di iodio, e i danni sono veramente pesanti. La carenza di vitamina A colpisce soprattutto l'Oriente e provoca danni alla vista, ma è via via, causando cecità, malformazioni alle ossa, difficoltà di crescita, ritardo da tutti i punti di vista. E anche la carenza dello iodio, lo vedete, crea dei danni fino al ritardo mentale, al cretinismo.
E lo stesso per quanto riguarda il contenuto di ferro e l'anemia, è un altro problema importante, perché quando poi, come è stato detto, un bambino è danneggiato per queste carenze, le carenze si ripercuotono sull'adulto in termini di patologie anche gravi. La denutrizione è già stata raccontata, vabbè, sostanzialmente, comunque è la condizione in cui si trova una persona che non mangia sufficientemente cibo tutti i giorni nell'arco di un anno. Questa è la fame cronica. C'è anche una fame acuta invece che avviene a seguito di grandi eventi catastrofici, di guerre, di disastri ambientali, di natura, diciamo, naturale o provocata dall'uomo molto spesso. Le conseguenze sono appunto, sono già state dette in parte, e comunque sono questa incapacità, anche questa inedia delle persone che non possono in qualche modo estrinsecare tutte le loro potenzialità, proprio perché sono frenate da questa da patologia o da questa debolezza intrinseca. Volevo dire che influenza anche l'alimentazione sulla durata della vita. E mi sono permessa di ricordare che la Sierra Leone, non perché ci lavoro, continuo a lavorarci, ma perché è in fondo alla lista dei paesi che hanno la durata di vita più breve. 50 anni è la durata media della vita in Sierra Leone, contro gli 86 del Giappone e gli 85 delle donne italiane e 83,5-84 degli uomini italiani. Quindi diciamo che il Giappone comunque è in testa a tutti, perché con la sua dieta molto basata sugli alimenti di origine vegetale continua a svettare in questa classifica. I danni sociali, oltre ai danni quindi personali, ci sono dei danni sociali molto gravi, perché un popolo che non mangia abbastanza o strati di popolazione che non si nutrono adeguatamente non possono, come dicevo prima, assumersi la possibilità di responsabilità, fanno malamente un lavoro, non lo cercano se ne hanno bisogno, e via via il paese non decolla sotto il profilo dello sviluppo economico e sociale, e anzi nascono conflitti, frustrazioni che poi sfociano addirittura tante volte anche in vere e proprie guerre per la conquista di quelle poche risorse alimentari che il paese ha. E poi la conseguenza ultima, che è sotto gli occhi di tutti, sono la tragedia delle migrazioni e dei migranti ambientali, che adesso sono stati riconosciuti ufficialmente come nome, che però non hanno ancora uno status giuridico, diciamo, tale per cui ci si occupi di questo problema, a differenza dei rifugiati da guerre o da persecuzioni di altra natura. Alle radici della fame cosa ci sta? Allora, il paradosso è proprio qui. Noi siamo riusciti, proprio grazie anche al Signore di cui si era parlato prima, a produrre abbastanza nel mondo per nutrire tutta l'umanità, anzi stiamo producendo molto di più. Però perché allora non siamo riusciti ancora a debellare la fame? Beh, prima di tutto perché in certi paesi si produce di più, grazie o alle condizioni naturali o alle condizioni climatiche o alle tecnologie che contano molto, e in altri si produce molto di meno di quanto il fabbisogno. E si era pensato inizialmente, forse in modo un po' ingenuo, che ci fosse una politica della redistribuzione del cibo in modo tale che questo arrivasse poi anche in qualche modo anche ai paesi, ai paesi più poveri. Viceversa, questa ipotesi non è diventata realtà, e l'accesso al cibo continua a essere difficile per tutti questi milioni, centinaia di milioni di persone. Le cause sono anzitutto, direi, la povertà e la disoccupazione. Allora, se uno non ha accesso al cibo perché non ha i soldi per comperarselo banalmente, e allora cosa succede? Che nel paese povero non c'è neanche il grossista che decide di acquisire le derrate alimentari dall'estero, perché se le procura non le vende, oppure ne procura soltanto quel poco che serve a chi ha i soldi per pagare, quindi agli strati sociali privilegiati. Poi c'è una carenza di sistemi di distribuzione all'interno stesso del paese,
sono paesi in cui non esistono neanche strade, le strade che esistono sono sterrate, quindi non esistono mezzi di distribuzione adeguati, quindi l'accesso al cibo è perché il cibo c'è, forse io ho anche qualche soldo per comprarlo, ma io sto lontano dal cibo e quindi non me lo posso procurare perché non esistono le strutture adeguate per questa distribuzione capillare. Ci sono delle abitudini consolidate, questo dobbiamo proprio dirlo, soprattutto in questi paesi poveri, e se c'è poco cibo in famiglia, quello va ai maschi della famiglia, a scapito dei bambini e delle donne. E questa è una cosa, diciamo, molto studiata, anche approfondita, Amartya Sen ci ha scritto parecchio su questo argomento, è un fatto culturale. E poi c'è il problema della volatilità dei prezzi. Le cause sono state già citate, speculazioni finanziarie sulle materie prime, inadeguatezza degli strumenti previsionali. L'Europa ha pubblicato recentemente un opuscolo, un libro direi, che è il risultato di un convegno che hanno fatto, e sono 3 decenni che cercano di mettere a punto dei sistemi di previsioni della produzione e si sono accorti che non funzionano. Quindi nessun produttore si rivolge a questi sistemi perché la logica di questi sistemi è troppo ristretta, si basano troppo sulle crop e sull'ambiente, sul contesto della produzione delle crop e non si basano su tutto il contesto generale. Hanno fatto l'autocritica e vediamo se nel prossimo decennio usciranno dei modelli di previsione delle produzioni per cercare poi di attutire l'impatto dell'alzamento dei prezzi e della riduzione della produzione. Poi c'è un problema anche dell'incidenza del petrolio su tutto questo, perché produrre in agricoltura significa usare energia per produrre, per conservare, per distribuire, per la catena del freddo e così via. E quindi c'è l'incidenza del petrolio sui prezzi che è del 20-30%, viene calcolato mediamente sul 20-30%. E infine c'è un commercio internazionale un po' perverso, non tutto, ma una parte sì, che è legato al fatto che ci sono delle grandi società che distribuiscono il cibo e che è un commercio che viene definito in gergo a clessidra, perché queste grandi società acquistano da un gran numero di produttori i cibi e lo distribuiscono a un gran numero di consumatori. Però in mezzo ci sta la strettoia della clessidra, che sono proprio queste società. A volte si tratta anche di società recentemente che sono leader mondiali nel campo della commercializzazione delle sementi e anche della commercializzazione degli agrochemicals, cioè dei pesticidi e dei diserbanti. Quindi si verifica una situazione che è di una potenza di queste società private, di queste holding private, è tale è la potenza che anche le istituzioni pubbliche che dovrebbero controllarle sono più deboli. Quindi questo è anche il problema per cui l'Europa, la Commissione europea la settimana scorsa ha frenato un'ennesima fusione tra 2 colossi dell'agrochimica, proprio perché il timore è quello che si concentri troppo questo potere e che quindi questo possa in qualche modo squilibrare il mercato libero. Il danno dell'aumento dei prezzi viene pagato soprattutto dalle popolazioni che sono più povere, cioè quelle per le quali il costo del cibo è pari al 50% del reddito familiare, quando nei nostri paesi si aggira attorno al 10%, massimo 15%. Inoltre c'è un problema che adesso sta presentandosi e che è un problema per il futuro dei prossimi decenni, ed è che la domanda di cereali, ma anche di cibo in generale, sta crescendo con un ritmo molto intenso e comunque cresce più velocemente dell'offerta di cibi. Questo dopo 50 anni di rivoluzione verde, di quella rivoluzione che ha introdotto in agricoltura la meccanizzazione, i composti chimici e la selezione genetica delle piante. Una rivoluzione che ha consentito poi di fare tanto perché ha fatto produrre addirittura più cibo di quanto non ce ne sia oggi bisogno. Però oggi quella rivoluzione sta mostrando tutta la sua debolezza. Perché?
perché si è arrivati a un rallentamento dell'incremento della produzione da un lato e a un forte consumo delle risorse ambientali e un forte inquinamento ambientale. E allora la domanda perché sta crescendo? È già stato detto perché aumenta la popolazione mondiale, aumentano le nascite, ma ricordiamoci bene, aumentiamo anche noi anziani, perché? Perché grazie a un sistema di assistenza sanitaria e anche un'alimentazione sana, gli anziani vivono molto di più. E vi devo dire che l'età media del pianeta si incrementa di 3 mesi all'anno, in qualche modo, cioè ogni 3 anni sale di un anno l'età media nel pianeta. Quindi era per dare un'idea di quale ritmo e con quale ritmo intenso cresce la fascia, diciamo, delle persone anziane. Poi c'è la domanda di cereali e di cibo per la mangimistica, perché sta cambiando anche l'abitudine alimentari. Ora si chiede molto più cibo di origine animale nel mondo e quindi da questo punto di vista gli allevamenti zootecnici crescono a vista d'occhio. Mi ricordo che soltanto poco tempo, 2 o 3 anni fa, parlavamo con dei cinesi che volevano realizzare un grande impianto di allevamento di suini, devo dire che loro si stanno specializzando in suini e stanno veramente offrendo una quantità di carne elevatissima. E io ho detto, ma quante decine di migliaia? Dice, no, quante centinaia di migliaia? Dice, questa è la più piccola, 150.000 capi avrà questo allevamento, e chiedevano consulenza all'Università di Milano per queste cose. Era per dire che ci sono, che con impatti ambientali che ve lo potete immaginare. E poi c'è una richiesta continua anche di cereali per alimentare gli impianti per le bioenergie. Mentre la produzione agricola non cresce più in passato con lo stesso ritmo, addirittura in un quarto dei suoli coltivati a cereali nel mondo o è stazionaria o addirittura sta collassando. Questo è dovuto in parte alla perdita della fertilità dei suoli, in parte in certi paesi non abbiamo raggiunto una sorta di tetto che neanche con gli OGM viene sfondato, per cui non si produce molto di più o addirittura la produzione resta sempre uguale agli anni precedenti, ma poi soprattutto abbiamo il danno del cambiamento climatico, dove che provoca desertificazione, e i danni più gravi sono veramente a carico dei paesi caldi e quindi ancora una volta dei paesi che hanno più difficoltà in genere economiche. Quindi dobbiamo nutrire, non più noi ma i nostri discendenti, nel 2050, no, molti di voi ci saranno sicuramente, 9,7 miliardi di persone e bisognerà raddoppiare la produzione di alimenti, bisognerà raddoppiare anche la quantità di acqua per coltivare queste piante e raddoppiare anche la quantità di mangime per alimentare gli impianti zootecnici. Se decidiamo che si mangerà sempre tanta carne. Le proposte non possono che essere per il futuro proposte di sostenibilità, e non deve essere una sostenibilità solo economica e per carità sociale, ma anche di sostenibilità ambientale, perché noi abbiamo già consumato più del dovuto le nostre risorse ambientali e poi vedremo quali rapidamente. Quindi si deve produrre riducendo gli impatti di ogni genere ed è necessario un impegno da parte di tutti i paesi. Qui bisogna veramente chiamare a un'assunzione di responsabilità tutto il mondo, sia quello industrializzato che non muore di fame, a parte che noi abbiamo anche già almeno il 4% della popolazione in Italia che sta ai livelli della povertà, quella hard, e quindi anche noi abbiamo problemi, però diciamo ricordiamoci che in altri paesi il problema è molto più grosso e che l'impegno deve essere di tutto. Poi ci sarà invece una sorta di impegni che devono essere più mirati su questi paesi. Allora io cerco di raccontare un po' prima quali impegni, quali proposizioni ci dobbiamo dare per tutti i paesi e poi focalizzerò qualcosa sui paesi in via di sviluppo. Prima di tutto, quale agricoltura? E qua andrò molto veloce perché so che devo star dentro a tempi, insomma, ai tempi. Un'agricoltura che deve produrre di più, si è detto, riducendo le risorse. Prima di tutto deve ridurre i consumi idrici, perché
l'acqua dolce sul pianeta è pari all'1% del totale, però noi ne stiamo consumando tanta e la stiamo degradando, inquinando, e arriviamo a un punto che è una risorsa non più rinnovabile. E devo dire che l'agricoltura fa la sua parte, perché il 70% dell'acqua dolce consumata ogni anno è utilizzata dall'agricoltura, il 20% dall'industria e circa il 10% dai consumi domestici. Questo 70% è troppo, è veramente tanto, e bisogna lavorare sulla riduzione di questo consumo idrico. Qual è una strada utile? Una strada utile sarebbe quella di usare molto di più le sementi autoctone, cioè le sementi dei paesi, proprio dei paesi selezionate, ognuno nei propri paesi, perché sono le sementi che sono adattate molto di più a quel clima nel quale loro vivono ormai da centinaia o addirittura migliaia di anni. E allora non vanno bene le sementi omologate. Ho letto su Nature, chi è di scienza sa che è una delle riviste scientifiche più qualificate. Pochi mesi fa è uscita una pagina che è sottoscritta dall'Associazione dei Biotecnologi dell'India, i quali dicono: non vogliamo più avere le sementi, neanche quelle, loro non contestavano il geneticamente modificato, loro lo fanno, e dicono: noi non vogliamo più avere le sementi che ci vengono dagli Stati Uniti, perché sono sementi che vengono, vuoi OGM, vuoi non OGM, che vengono selezionate in un'area temperata del pianeta, laddove la quantità di acqua che serve per coltivare queste piante è limitata, perché il clima è favorevole, ci sono le piogge, c'è più umidità. Se mi portate qui queste piante dove c'è un sole che fa evaporare tutto, voglio dire, noi dobbiamo consumare una quantità di acqua molto più elevata. Per noi è distruggere il nostro ambiente. Quindi è per dire che ormai questa coscienza sta crescendo un po' dappertutto. E le sementi autoctone hanno anche il grande vantaggio di resistere agli altri effetti dannosi del clima, voglio dire alla siccità, agli tsunami, a tutti questi eventi meteorologici violentissimi che stanno succedendo. C'è un bellissimo lavoro fatto da Miguel Altieri, che è un professore della Harvard University, adesso è da poco in pensione, ci è venuto a trovare anche in Italia qualche volta, durante un paio di volte durante l'Expo, ci raccontava di questo lavoro che lui ha pubblicato, fatto in tutti gli Stati Uniti, dove dopo questi grandi eventi meteorologici violenti che azzerano anche la produzione, le culture allettate, cioè quelle che il vento fa sdraiare orizzontalmente per terra, si risollevano molto più velocemente e riprendono la loro attività vegetativa se sono sementi autoctone. Quelle invece selezionate al di fuori di queste, di questo adattamento al clima, quelle sono le perdite più grosse che si hanno in questi campi. Poi abbiamo da conservare i suoli agricoli da tutte le distruzioni. Abbiamo visto la distruzione dell'acqua, che cosa comporta su un terreno fertile, cioè lo rende non fertile. E poi abbiamo da difendere anche i suoli dalle colate di cemento. C'è un articoletto oggi sulla Repubblica che dice: in Lombardia dopo 60 anni abbiamo dimezzato prati e campi coltivati, e poi raccontava un po' tutte le cose che ne seguivano. Abbiamo bisogno di sviluppare fonti energetiche rinnovabili per non dover più consumare quel petrolio che poi va a produrre i gas serra che provocano a loro volta il cambiamento climatico. Allora, a questo punto devo ricordare che bisognerebbe aggiustare un po' le politiche europee e anche quelle americane sulle fonti energetiche rinnovabili e soprattutto sulle biomasse, perché è giustissimo che noi potenziamo le bioenergie, perché l'Europa poi è povera di petrolio, l'Italia pure, quindi per noi le bioenergie sono veramente molto molto importanti, così come tutte le altre rinnovabili. Però è anche vero che se noi coltiviamo mais per buttarlo in un digestore anaerobico e importiamo più del 50% del mais che per noi è necessario, perché i nostri allevamenti zootecnici in Italia sono preziosissimi
fanno un impatto ambientale, diciamo, anche significativo, però abbiamo anche tante tecnologie per attutirlo. Però volevo dire che nella nostra bilancia commerciale le prime tre voci sono il grana, il parmigiano reggiano, il grana padano e il prosciutto di Parma. E noi gli allevamenti, se vogliamo tenere alta la bilancia, dobbiamo farli e dobbiamo cercare di attutire gli impatti. Allora a questo punto sarebbe opportuno che il mais che viene seminato, che non venga più introdotto quello che viene coltivato in Italia nei digestori, ma che nei digestori vengano introdotte delle altre piante. Ci sono piante come questa Rundodonax, che è una pianta che sono le canne selvatiche, che si vedono anche nei fiumi, nei laghi, in zone, crescono solo in zone marginali, dove non crescerebbe nessuna pianta di interesse alimentare, e quelle hanno una redditività, una produttività di metano, di idrogeno, che è un po' inferiore a quella del mais, però sarebbe un grande vantaggio. E allora anche le politiche economiche di sostegno alle bioenergie dovrebbero essere un pochino più adattate a questo tipo di realtà. E l'inquinamento dobbiamo ridurlo, soprattutto quello, tutti gli inquinamenti, dalle plastiche alla chimica, ma in grande misura anche quello che provoca dei gas serra, insomma, perché l'agricoltura concorre al 15% e la deforestazione all'11%. E noi possiamo farlo benissimo lavorando con piante che necessitano di meno pesticidi, di meno diserbanti, perché sono state selezionate appositamente. Allora, quando dico di rivedere la politica delle bioenergie da cereali, questo è un grafico molto recente, risale all'agosto di quest'anno, cioè del mese scorso, del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, che fa vedere dove va a finire il loro mais e i loro cereali. Allora, in blu va a finire per la mangimistica, in giallo per le bioenergie, e la fascia rossa è quella che va a finire al food e ad altri usi industriali. Quindi vediamo che c'è una distorsione anche nell'uso delle piante di interesse alimentare. Poi dovremmo contenere la domanda globale di alimenti di origine animale, perché ci costano tantissimo in termini di produzione di cereali che vanno a finire lì. Ricordiamoci che 10 kg di cereali, che sono un ottimo alimento per l'uomo, riescono, se mandati da mangiare come mangime ai bovini, producono un unico chilo di carne. Quindi diciamo che abbiamo bisogno di fornire tanto mangime, tanto mais, per poter avere quindi una quantità di carne che vada a sostituire i cereali. E questa è una, diciamo, una realtà che sta avanzando molto velocemente. Io non dico di non mangiare carne, dico che magari mangiarne un po' meno e mangiarne tutte sarebbe la soluzione ideale. E devo dire che nel grafico in basso a sinistra c'è una descrizione di quello che sta facendo la Cina, che investe tantissimo negli allevamenti zootecnici, soprattutto di suini, e che si accaparra anche dagli Stati Uniti e da tutto il mondo quantità spaventose di soia, per questo motivo. Ridurre le emissioni di gas. Volevo far vedere questa torta, nella quale si può osservare come la Cina sia in testa a tutti i paesi nella produzione di gas serra, perché ormai è passata una fase di industrializzazione molto veloce, e però senza si sta preoccupando, devo dire che si sta preoccupando soltanto ora di cominciare a limitare l'inquinamento. E devo dire che il gesto che ha fatto la Cina di sottoscrivere questo documento della COP21, l'accordo che è stato raggiunto a Parigi nel dicembre del 2015, è veramente molto importante, perché la Cina non si era mai rassegnata a firmare nessun accordo sul cambiamento climatico. È stato un passo in avanti meraviglioso, ma allora c'era ancora Obama. Adesso purtroppo, col cambiamento della guardia che c'è stato negli Stati Uniti, noi sappiamo che Trump vuole ritirare la firma degli Stati Uniti, che invece, come vedete da questa torta, è il secondo paese come produttore di gas serra che provocano il cambiamento climatico. E a essere danneggiati non siamo soprattutto noi, perché in fondo l'abbiamo visto, tutto sommato siamo ancora in climi abbastanza temperati, però il sud dell'Italia sta pagando un prezzo molto elevato in termini di cambiamento climatico già da ora,
però peggio ancora per i paesi africani e per tutti i paesi che stanno nelle fasce calde dell'equatore. Dobbiamo ridurre gli sprechi e le perdite, e allora vado veloce adesso, perché quanto ho? 5 minuti? 5-10? Facciamo 7-8. Allora, diciamo che ridurre sprechi e perdite è veramente molto importante. Mi soffermo soltanto sulla fascia rosa, quella che sta nella parte alta degli istogrammi, che sono gli sprechi a livello proprio di sprechi domestici, dei ristoranti, delle mense, delle case. E vedete che l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone sono quelli che più sprecano. Mentre invece vedete che si perde molto lungo la filiera o anche in campo, lungo la filiera, nei paesi in via di sviluppo, perché non hanno la catena del freddo per conservare i cibi. Vado avanti. Educazione alimentare. È veramente importantissimo, perché qui discende dall'educazione alimentare un cambiamento di cultura di cui noi abbiamo tantissimo bisogno. L'educazione alimentare serve a noi e serve ai paesi in via di sviluppo. Tanto anche a loro. Prima di tutto, e vorrei fare un richiamo anche a noi stessi, dobbiamo attenerci di più a quella dieta mediterranea che stiamo abbandonando ogni giorno sempre di più, per sposare modelli che sono lontani, che sono estranei alla nostra cultura, che sono i modelli che sono gli modelli americani della grande industria. Mangiare cose in scatola, già pronte, già preparate, ragazzi che si mangiano la scatoletta davanti al televisore e via dicendo. E a questo punto non va bene assolutamente, perché i prodotti lavorati contengono molto più sale, quindi lì ci sarà scritto da qualche, molto più sale prima di tutto, molto più zucchero e grassi, che sono le tre bestie nere che non vanno assolutamente bene, associate a bibite dolci e gassate. Quindi il passaggio anche nei paesi in via di sviluppo, non appena viene superato la fase della fame, si ricade assolutamente e velocemente in questo modello, che non è il modello di consumo e di dieta di quel paese, è un modello mutuato dalla pubblicità, perché poi la televisione arriva dappertutto e arriva dappertutto anche la grande industria che vende, e questo è il suo compito. Voi vedete che adesso in questi due grafici le scale, per carità, sono diverse, ma vedete che nei bambini, l'UNICEF ha elaborato questi dati, nei bambini al di sotto dei 5 anni dimostra come parallelamente alla riduzione della fame, vedi gli istogrammi di sinistra gialli, aumenta il sovrappeso e l'obesità. E noi ci troviamo in una fase che viene definita di nutrition transition. Siamo in una fase in cui tutto il globo sta cambiando le sue abitudini alimentari, in parte perché adotta modelli che non sono suoi e sono praticamente della grande industria, ma poi soprattutto perché si abbandonano le culture locali. Se voi guardate le fotografie, a cominciare da sinistra c'è un mercato di un paese in via di sviluppo. Vedete, oggi a posto di quel mercato viene sostituito da prodotti a lunga conservazione, così come i cibi vengono poi sostituiti dai fast food, i cibi che vengono cucinati. E cambiano tutte le modalità di preparare le diete, di preparare i piatti, e c'è questo abbandono delle tradizioni che invece sono veramente molto importanti. Noi abbiamo la nostra dieta mediterranea, altri paesi hanno le loro diete, e se nei paesi in via di sviluppo si mantenessero quei cibi che sono molto ricchi i cereali, che sono molto ricchi di minerali, di vitamine, perché non vengono purificati come capita da noi, col riso, con il frumento e via dicendo. E se loro mantenessero, però ampliando la varietà della dieta e soprattutto aumentando le dosi fino al necessario, avremmo veramente una dieta ottima. Così invece noi ci avviamo verso una situazione molto pericolosa, perché, come vi dico, si aprono le porte in questo modo, soprattutto con l'obesità, all'ipertensione, all'infarto, all'ischemia, al diabete di tipo D e poi anche certe forme di cancro. Mi piace molto questa slide, che è stata pubblicata qualche anno fa, ma è stato uno dei primi, una decina d'anni fa, Popkins è uno dei più importanti nutrizionisti americani, che ci ha lavorato tanto. Allora,
partendo dal basso e andando verso l'alto, è un'indagine fatta sulle donne degli ambienti rurali e degli ambienti urbani. Allora, a destra ci sono i rurali e l'ambiente urbano è a sinistra. Voi vedete che dal basso, andando verso l'alto, aumenta il PIL della nazione, cioè il reddito pro capite dei cittadini. Vedete che quando sono molto poveri c'è lo stesso l'obesità e il sovrappeso, diciamo, e c'è anche una certa quantità, sulla sinistra vedete gli istogrammi rossi, una certa quantità di persone affamate. Man mano che si sale, le donne affamate in questo caso si riducono drasticamente, ma aumenta sensibilmente l'obesità e il sovrappeso. E lo stesso vale nelle condizioni rurali, anche se forse un po' più situate. Quindi noi, c'è questo rischio che continua a incombere anche su di noi. Questo salto perché faccio troppo lungo. Allora, per i paesi in via di sviluppo, bisogna cambiare la governance internazionale, quella delle Nazioni Unite, sto quasi finendo, abbiano più potere e che le risoluzioni che vengono prese congiuntamente vengano poi rispettate, essere più vincolanti dai paesi, se no si fanno risoluzioni e poi si scrivono le raccomandazioni e ogni paese fa quello che vuole. Dobbiamo invece fare in modo che le politiche alimentari, che sono al primo posto delle Nazioni Unite, diventino al primo posto di tutti, anche dei paesi dove c'è la fame, perché molto spesso questi paesi non considerano l'agricoltura come la priorità e si occupano di altre cose, e anzi pensano che l'agricoltura poi industriale risolve i problemi. E allora bisogna migliorare la produttività agricola, rispettando sempre la sovranità alimentare, cioè ogni paese è giusto che si mantenga le sue tradizioni e che decida le sue politiche alimentari. Quello che possiamo fare è aiutare a fare la formazione del capitale umano e anche trasferire le tecnologie appropriate a quei paesi che non possono essere quelle altamente digitalizzate nostre. Esiste un ampio divario tra le potenzialità di produzione e produttività che hanno questi paesi in via di sviluppo, a differenza dei nostri paesi, e la produzione effettiva, che è molto più scarsa. Aiutandoli col capitale umano e con tecnologie appropriate, solide e non troppo complesse, si può veramente fare tantissimo. Bisogna contrastare il land grabbing e basterebbe che la raccomandazione, cioè l'accaparramento delle terre fertili in Africa, in Oriente e anche in parte in Sud America, da parte di grandi società e paesi ricchi che poi ci coltivano cereali per fare bioenergia. Quindi il problema della fame peggiora. Favorire la costituzione di associazioni, utilizzare al meglio le ICT, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. E devo dire che è importantissimo, e gli indiani hanno imparato molto bene a non farsi imbrogliare quando vendono i loro prodotti, perché col loro cellulare vanno a vedere qual è il prezzo di quel prodotto in quel giorno e vendono alla grande distribuzione piuttosto che alla grande industria, vengono al prezzo giusto. Poi dobbiamo difendere il ruolo dei piccoli produttori, perché 450 milioni di piccoli produttori poveri alimentano come possono 2 miliardi di persone, che sono più del 27% dell'umanità. Questi vanno aiutati tanto perché con la loro piccola attività riescono davvero a fare molto, e voglio dire che i programmi di successo ci sono, e desidero parlare del Brasile, che è riuscito, si è impegnato molto, e quindi non è una fantasia, non è un sogno, è una realtà. Loro sono riusciti a finanziare, per finanziamenti molto piccoli ma continuativi, le famiglie. I soldi sono stati dati alle donne, al 90%, che hanno dimostrato di essere più affidabili di tutti. Poi hanno dimezzato in questo modo la fame, hanno migliorato le condizioni del mondo rurale, hanno ridotto la povertà di 24 milioni di persone che sono uscite dalla povertà, e hanno sviluppato l'agricoltura di famiglia, dando un impulso significativo poi all'economia di tutto il paese. E questo è avvenuto in 24 anni. Il costo del PIL 0,5%. Allora, io concludo dicendo, abbiamo la possibilità, abbiamo i mezzi, abbiamo la capacità di eliminare la fame, come diceva Kennedy. E allora serve più volontà individuale, collettiva e politica, e vi ringrazio tanto.
ringrazio, penso a nome di tutti, la professoressa Sorlini per questa ampia e articolata rappresentazione della situazione e delle prospettive. Dico un'unica cosa, come avete capito, forse quella del cibo è una chiave di sviluppo del futuro. Cioè, come pensiamo al cibo, davvero condizionerà il modo in cui il mondo sarà nel futuro, in tutti i sensi. E questa chiave di lettura significa anche un impegno grande da parte di tutti noi, perché mi piace molto l'ultima slide, che si parte dall'individuo fino a finire alle Nazioni Unite. Abbiamo tempo per domande, richieste di chiarimenti o anche osservazioni vostre. Sono cose interessantissime che non si conoscevano, in parte si conoscevano naturalmente, perché è già molto tempo che si parla di questi temi e molte notizie sono nuove, e questa raccolta di informazioni ci dà veramente un quadro completo. E la mia domanda è questa: quali sono i canali per diffondere queste nozioni, per convincere, ma non la persona come me, come noi, siamo quattro gatti qua, cosa si può fare? Perché questo è il punto, insomma. Io penso che qui dentro tutti siamo convinti di quello che ci avete raccontato e siamo ben felici di poterlo divulgare magari ai figli, ai nipoti, ma non ci basta questo, bisogna andare a avere dei canali forti, avere degli sponsor. Abbiamo le multinazionali, abbiamo il McDonald's, abbiamo tutto quello che noi sappiamo. Come facciamo a combattere per raggiungere dei risultati? Risponde subito. No, lei ha ragione. Per avere dei risultati bisogna cambiare sicuramente la cultura, e devo dire che da questo punto di vista la scuola è fondamentale a tutti i livelli, compresa l'università che ha organizzato questo evento, e credo che sia proprio un esempio diciamo molto importante di come si può divulgare. È vero che poi magari vengono le persone che sono più interessate, che hanno già un alto livello di cultura e di sensibilità, però è anche vero che quando invece se ne comincia a parlare negli asili, nelle scuole di ogni ordine e grado, allora è molto più facile. Io sono molto fiduciosa nel fatto che la scuola possa cambiare molto. Io mi ricordo che, per fare un esempio su un altro terreno, che tanti anni fa, quando il Comune di Milano aveva deciso di fare la raccolta differenziata, eravamo andati dall'assessore a dire facciamola anche del vetro. E allora l'assessore, che si chiamava Ferrari, diceva metto giù una ventina in tutta la città di raccoglitori del vetro, di questi cassonetti per il vetro. Ci siamo accorti che dopo un giorno era tutto strapieno, perché la gente correva. Cioè, le persone a volte sono più avanti che non le istituzioni stesse. Allora io penso che sia molto necessario che ci sia una pressione, cioè si può cambiare il mondo se cambia la cultura e se le persone stesse esprimono delle idee, le esprimono, possono esprimere in qualsiasi modo, anche con un'azione molto semplice, però in modo con cui anche la politica si sensibilizza e si prende certi orientamenti. Dopodiché è un po', siamo tutti responsabili, anche individualmente. Altre domande? Sì, intanto grazie per la bellissima presentazione, Claudia. Io mi occupo di biodiversità anche non nel settore vegetale, nel settore zootecnico, ma i problemi sono paralleli, cioè le varietà locali, le razze locali si stanno perdendo, che sono quelle più resilienti, per cui in azienda, per esempio, resistono più alle malattie, hanno bisogno di meno cure, quindi meno antibiotici, eccetera, eccetera. La mia domanda è questa: l'utilizzo delle sementi locali è possibile, è auspicabile. Il problema è che la produttività di queste sementi, come delle razze nel caso mio, è molto molto minore rispetto a quelle industriali. E abbiamo il problema di dover raddoppiare la produzione
abbastanza velocemente, perché tutti i problemi che tu hai indicato sono problemi da risolvere con urgenza. Allora, la mia domanda è questa: secondo te sarà mai possibile coniugare innovazione, e questa innovazione comprende anche gli OGM, comprende anche le nuove tecnologie tipo gene editing, e tradizione? E se possibile, com'è possibile poi esportare queste tecnologie in modo sostenibile nei paesi in via di sviluppo? Grazie. Allora, tu hai ragione, le sementi autoctone sicuramente sono selezionate e soltanto, soprattutto sulla base di una loro capacità di resistere nel tempo. E naturalmente però tra quelle autoctone vengono selezionate di solito quelle che producono di più. Quindi sicuramente le rese ancora oggi non saranno di questo tipo. Però voglio dire, i movimenti dell'agroecologia, che sono molteplici, hanno ideato delle modalità di selezione delle piante che sono già attuate grazie all'appoggio della FAO e delle Nazioni Unite e delle loro agenzie, hanno già attuato l'applicazione, io adesso non parlo di OGM, delle biotecnologie, anche quelle non OGM, per facilitare la selezione genetica di queste piante. Cerco di spiegarmi, è un concetto un po' complesso perché mi chiami su una cosa un po', però cerco di essere, vediamo se riesco a spiegarmi bene. Noi sappiamo che andiamo verso un futuro nel quale il cambiamento climatico dovrà essere contrastato, però sappiamo che i rischi sono estremamente elevati. E quindi quello che sta succedendo oggi e negli Stati Uniti, in questo momento proprio, e nel Golfo del Messico, è devastante e distrugge tutto, compresa l'agricoltura, ma per molto tempo. Quindi noi dobbiamo cercare anche di aggiustare il nostro tiro, pensando di produrre di più, magari cerchiamo anche di non sprecare, di non perdere di più, se no a quella terra e a quel contadino gli chiediamo di produrre e di lavorare il 30% in più, di impegnare il 30% in più di terra, di acqua, di energia, per poi buttarla via. Quindi abbiamo anche delle compensazioni che dobbiamo realizzare. Però se noi vogliamo coltivare con sementi autoctone, ci sono ampie superfici nel Medio Oriente e in altri posti del mondo dove la FAO sta sostenendo progetti nei quali riescono a fare selezione genetica addirittura partecipata, cioè seminano piante, sementi di diverse varietà che si incrociano tra di loro e a ogni stagione selezionano la pianta che è cresciuta meglio e che resiste di più alla siccità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lavoro però richiede ogni volta l'attesa di un anno. Bene, a questo punto intervengono le biotecnologie che non vanno ad aspettare se la pianta quando cresce per vedere se è più vigorosa, vanno a cercare dentro al DNA i geni che danno maggior vigore, maggior resistenza e via dicendo. Per cui c'è una selezione genetica che può essere fortemente accelerata. E la partecipazione poi, c'è un libro bellissimo di Ceccarelli che racconta come può essere partecipata dagli stessi agricoltori e quando sono riusciti in Siria a far entrare in questi grandi progetti di sperimentazione anche le donne, veniva fuori che c'erano delle opinioni diverse sulla varietà che si selezionava con questi incroci, perché gli uomini miravano più la quantità e le donne non si capiva perché preferissero un'altra varietà. Poi quando hanno potuto, con tutte le timidezze e anche con tutti gli ostacoli, esprimersi, hanno cominciato col dire io questa spiga la preferisco perché noi, è vero che produce un po' meno di quantità di alimento, però il fusto è così flessibile che viene utilizzato per allevare i polli e quindi produrre anche proteine animali, mentre l'altra varietà era molto più legnosa e non può servire per questo. Era per dire poi che se le cose sono più partecipate anche col punto di vista delle donne. Però voglio dire, tu hai ragione, di fatto noi siamo in una fase nella quale se dobbiamo ragionare che domani si muore di fame, noi dobbiamo cercare di produrre come possiamo il più possibile. Però se ci mettiamo anche in una logica di produrre per il futuro, di lasciare una terra diversa ai nostri figli, ai nostri nipoti, più sostenibile, dobbiamo dare più spazio a questo tipo di agricoltura che peraltro è già un'agricoltura che
che adesso non produce quasi niente perché è abbandonata un po' a se stessa, perché che invece potrebbe modificarsi seguendo un indirizzo non della questa agricoltura marginale, della piccola agricoltura, dell'agricoltura di famiglia, seguire un indirizzo diverso dall'agricoltura industriale, delle monoculture. Quindi sì, possiamo anche ragionare su un futuro che non è quello di oggi o di domani. Però a questo punto dovremmo lavorare tanto contro lo spreco e su una serie di altri parametri, perché tutti dobbiamo cercare di mangiare. Però guardate che chi non mangia adesso e segue questi processi, voglio dire, potrebbe veramente ottenere dei risultati buoni, insomma, molto significativi. Buonasera, una curiosità su un passaggio relativo a... una stagione che ha menzionato, in cui vi era fiducia sulla redistribuzione per affrontare gli squilibri tra le aree caratterizzate da sovrapproduzione rispetto alle aree invece dove vi è carenza produttiva. Una domanda telegrafica: è stato corretto abbandonarla? L'abbiamo abbandonata o comunque attraverso la redistribuzione può servire comunque a qualcosa? Ma guardi, forse ci sono degli economisti esperti in commercio internazionale che potrebbero, se guardo anche le persone giuste, che potrebbero forse dire qualcosa di più, perché non è proprio il mio campo di competenza. Quello che dico io era che potrebbe essere ancora valida questa ipotesi, almeno in parte, perché bisognerebbe comunque superare certi meccanismi perversi del mercato, che non è facile, perché l'ente pubblico, anche le autorità pubbliche internazionali, non hanno la forza di imporre a chi fa questo commercio, per esempio a Clessidra, che domina il mondo intero, non hanno la forza e neanche, diciamo, avrebbero l'autorevolezza sicuramente, perché poi l'ONU raccoglie tutti i paesi del mondo, però nel loro statuto non c'è la possibilità, se non in alcuni casi, di essere prescrittivi. Perché ci potrebbe essere, però bisogna cominciare a lavorare sul fatto di dare più potere alle Nazioni Unite e alle loro agenzie, perché in alcuni campi siano più prescrittivi, il che vorrebbe dire di tener conto che gli scambi non possono essere sempre a sfavore dei paesi di rapina, insomma, bisognerebbe porre delle condizioni, dei limiti. Non so se ho risposto. Se posso aggiungere un particolare, è una logica irrazionale questa, perché in realtà abbiamo bisogno delle terre di tutto il mondo. Il vero termine di riferimento è la quantità di terra coltivata. Quindi se ci basiamo sulla redistribuzione con delle grosse lacune locali è perché la terra di quel luogo non sta producendo e incrementando la popolazione non possiamo permettercelo. Quindi ecco perché è estremamente importante il miglioramento genetico delle varietà autoctone adattate a quei luoghi con cui potremo sfruttare superfici per produrre, che tra l'altro sono le superfici dove c'è la più alta densità di popolazione, o meglio il più alto tasso di incremento della popolazione. Deve rimanere residuale, a parte, certo, non si vuole influire sul mercato, la dinamica del mercato, che ha spesso storture, ma è fondamentale sfruttare ovunque c'è terra. Sarà fondamentale, è fondamentale, lo sarà sempre più. Buonasera, una semplice domanda. Quale ruolo può avere l'allevamento degli insetti in futuro per la produzione di proteine animali, sia per uso umano che zootecnico? Grazie e complimenti. Direi proprio che è una porta sicuramente aperta, importante, su cui anche noi in Italia, anche l'Europa ci sta studiando. Ci sta studiando parecchio perché... tra l'altro le proteine da insetti sono proteine di origine animale, quindi sono proteine nobili, ricche, importanti anche dal punto di vista nutrizionale. E 2 miliardi di persone sulla Terra vivono mangiando queste proteine. Certo che nella nostra cultura l'alimentazione è un fatto culturale e nella nostra alimentazione forse dovrà passare qualche generazione prima che ci si adatti a pensare di mangiare le proteine dagli insetti. Però è anche vero, io comincio col dire...
io le ho assaggiate, voglio dire, nelle sperimentazioni fatte all'Università di Ancona, si sono fatti persino i pasticcini, fatti le paste dolci, la pasta asciutta, le tagliatelle e così via, si può fare di tutto e tutto sommato non sono neanche disgustose. È disgustosa l'idea da cui si parte, perché e allora si assaggia tanto così per dire che si è fatto e basta. Ma voglio dire, però per il momento potremmo pensare anche alla mangimistica, cioè quegli animali onnivori che si nutrono anche di proteine, anche di animali, potrebbero essere loro che cominciano a fare questa cosa da noi, a mangiare le proteine di insetti. Anche perché, voglio dire, l'Europa comunque, preoccupata com'è della scarsa fertilità dei nostri suoli agricoli di tutta l'Europa, del fatto che importiamo un sacco di cereali da fuori e via dicendo, si sta occupando tanto di questo problema. E da noi in Europa è solo l'Olanda che può, si è fatta una legislazione ad hoc, ma l'Europa e può produrre anche le proteine e le commercializza pure, le proteine da insetti. Mentre invece l'Europa ci sta lavorando su questo, una legge che regolamenta questa. Però i ricercatori italiani, gli entomologi italiani, anche loro ci stanno lavorando con dei progetti su questa cosa. Sarebbe un'altra risorsa importante, come sono certe alghe. E poi io aggiungo, visto che lei mi sollecita anche, ci sono anche le proteine, anche le bistecche fatte in laboratorio. Nella piastra di Petri si preleva una cellula, una fibra del muscolo di un vitello, la si porta in laboratorio e si sono già prodotte queste bistecche. Grazie a Dio costano ancora tantissimo, per cui non le compreremo e mangeremo la nostra fiorentina qua una volta ogni tanto che farà bene. Io come entomologo ci sono testimoni, ho dato da mangiare ai miei studenti insetti, metà hanno accettato, metà no, ma sono sopravvissuti tra l'altro, sono qua seduti. Sì, ho notato è strano, Ci sono ancora domande, ci avviamo verso la fine. Sì. Anzitutto un ringraziamento perché... Quando si sente dalla comunità scientifica fare con autorevolezza delle affermazioni che magari le associazioni o i movimenti di contadini, consumatori consapevoli, eccetera, coltivano da molti anni, è molto bello perché vuol dire che anzitutto le scelte fatte erano giuste e che adesso sono anche convalidate, no, dagli studi di chi ne sa più di noi. Dopo i ringraziamenti la domanda è questa. Lei giustamente prima ha toccato un tema fondamentale, quello della sovranità alimentare, tra i tanti molto belli dell'esposizione. E la sovranità alimentare è un'idea che in realtà noi abbiamo abbastanza perso, cioè l'idea che sia la comunità e quindi sostanzialmente la società e quindi la politica che è quella che esprime poi gli orientamenti sociopolitici del paese in cui si vive, rispetto a questo tema, cioè chi cosa e come e quando produrre non se ne parla più di tanto. E poco fa citava anche la situazione lombarda, tanto per fare un esempio di casa nostra, dove abbiamo perso la metà delle terre coltivabili e purtroppo questo non è vero solo che io sappia della Lombardia, ma in generale la percentuale di terre produttive che abbiamo attualmente si è come minimo dimezzata rispetto per esempio ai tempi dell'autarchia fascista che neanche allora riuscì ad essere autosufficiente, per cui possiamo tornare indietro, voglio dire i terreni che sono stati cementificati si potrà riportarli dove c'erano quei capannoni fantasma abbandonati, si potrà riportarli ad un uso invece agricolo? Quanto tempo ci vorrà? Come si potrà fare? Allora, questa è una domanda insomma, che dovrebbe essere rivolta alle amministrazioni, voglio dire. Quello che posso dire io è che si potrebbe invece recuperare, questi della cementificazione non so cosa dirle, ecco, perché non è il mio potere modificare qualcosa, invece possiamo pensare che il recupero delle terre che abbiamo abbandonato in montagna e in collina, che erano fondamentali perché la coltivazione di queste terre era fondamentale per regimentare le acque, per tagliare il bosco, per dare stabilità, insomma era veramente un contributo ambientale importantissimo degli allora agricoltori di una volta e anche dei pastori di una volta, voglio dire.
Secondo me questa è una politica invece che può essere recuperata, perché vedo che ci sono segnali importanti anche nell'ambito dell'Europa su queste cose, anche dei giovani che hanno voglia di nuovo magari di ritornare alla terra dei loro genitori o dei loro nonni. Certo che è chiaro che in montagna, in collina, non si guadagna come in pianura, è molto più faticoso e il rendimento è diverso. Allora è evidente che questa agricoltura, siccome tutta l'agricoltura, non possiamo nasconderci, tutta quella dell'Europa, tutta quella dei paesi occidentali, tutta quella dell'America è sostenuta da finanziamenti pubblici. Allora i finanziamenti pubblici potrebbero veramente essere anche orientati nella direzione, come ogni tanto capita, di recuperare aree con antiche varietà di mele, per esempio, in montagna, come fa poi il Trentino Alto Adige con le loro mele, voglio dire, che riescono a coltivare avendone fatte una varietà eccezionale che ha fatto la ricchezza del territorio. Quindi si può fare veramente molto, l'importante è che ci sia la volontà, come si diceva prima, anche politica. Sulla cementificazione credo che sia molto più difficile ritornare indietro, potrebbe essere fatto però nel giro di generazioni quello, anche perché una volta cementificato. Abbiamo tempo per un'ultima velocissima domanda e altrettanto veloce risposta. Sì, sì, congratulazioni per il bell'intervento. Partendo dalla frase di Kennedy, cioè si può uscire dalla povertà, dalla fame, basta volerlo. Ecco, secondo me per 30-40 anni la volontà politica dell'Occidente di fare uscire dalla fame il paese in via di sviluppo non c'è stata. E credo che molti paesi come il Brasile, che concordo, sono sicuramente cresciuti, credo che noi da piccoli raccoglievamo la carta per il Mato Grosso, così oggi il problema non dico che sia scomparso, ma molto diminuito, e sono usciti fuori con le proprie forze. La Cina adesso ha raggiunto l'autosufficienza alimentare perché sono sviluppati loro il super rice che produce 140 quintali per ettaro, e un mio collega mi diceva per noi il problema della fame non c'è più. Ecco, oggi si parla forse finalmente di piano Marshall per l'Africa, perché ci sono state due grosse cambiamenti. Uno, che siamo invasi effettivamente appunto queste persone che anche per motivi economici. La seconda, però, che forse più importante, è che c'è un competitor nella cooperazione o sfruttamento, a seconda dei punti di vista, che è la Cina. Cioè, quando ci siamo accorti che la Cina ha cominciato a acquisire, non so, in maniera corretta, con la corruzione, non sappiamo come, però insomma, ecco, ha cominciato a competere con noi nella cooperazione, anche perché ho visto studenti africani che hanno le borse di studio cinesi, e noi, esatto, noi appunto stiamo cercando di avere loro, e utilizzando le loro risorse. Ecco, il fatto che c'è questa novità, che c'è un nuovo soggetto con una cultura, un'origine diversa, che forse su questi paesi può o condividere o competere con noi per la cooperazione. Cambia lo scenario, secondo lei, in meglio o in peggio? Beh, anzitutto direi che sono assolutamente d'accordo con lei, con queste sezioni che lei ha fatto. E la sensibilità credo che stia aumentando, voglio dire, quindi l'impegno dell'Europa nell'Africa spero che vada aumentando. Adesso vediamolo, insomma, non è ancora, voglio dire, non è ancora scattato un impegno molto evidente, però diciamo serpeggia questo, perché soprattutto per questi motivi legati alla migrazione vedo che adesso si comincia a pensare che forse investire nei paesi in via di sviluppo, dando gli strumenti perché autonomamente poi possano decollare questi paesi, sarebbe molto più importante. Forse l'avremmo dovuto pensare un pochino prima, invece di dare 6 miliardi alla Turchia perché ci blocchi, o non so che cosa alla Libia per fare altrettanto. E quindi io penso che forse si sta aprendo una riflessione. E poi sulla Cina, la Cina credo proprio che ci costringa, noi europei, a pensare, poi noi italiani, noi siamo qua nel centro del Mediterraneo e ci siamo sempre disinteressati, e dovunque si vada la Cina ha contratti con i paesi, e quando vai dai ministri dell'agricoltura, che sono quelli che ho incontrato io, dal Sudan alla Libia, insomma da tutti questi anni fa incontrandoli, mi si diceva venite voi italiani, perché essendo che
abbiamo fatto poche colonie per pochi anni, molti hanno fiducia degli italiani e ci chiedono, abbiamo bisogno di tecnologie appropriate e abbiamo bisogno di formazione di capitale umano. Qui la Cina viene, fa contratti, ci porta via tutto il petrolio, mi diceva quello del Sudan, il ministro del Sudan, Pedro, e in cambio ci porta trattori che restano in mezzo al campo dopo neanche un anno perché si guastano e nessuno ha imparato a cambiare, a fornire i pezzi di ricambio. Quindi non c'è un vero interesse della Cina di far crescere questi paesi, c'è l'interesse di colonizzare in larga misura, non dappertutto, perché c'è qualche esempio anche positivo come le borse di studio, però voglio dire, tutto sommato, io spero che le cose migliorino e che tutti questi segnali siano segnali che l'Europa raccolga e di conseguenza poi faccia le politiche giuste. Bene, è un po' tardi, quindi ci avviamo velocissimamente alla conclusione. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti, per il vostro interesse e per le domande. Ringrazio la professoressa Sorlini. Voglio dire solo una cosa, vedete, si parla di sviluppo sostenibile a livello globale, non ci sono più i ricchi e i poveri, non pensate che i paesi che soffrono la fame siano fermi, sono estremamente dinamici, hanno voglia di risolvere loro i problemi, stanno cercando interlocuzione, stanno cercando cooperazione, non siamo noi solo che cooperiamo con loro, anzi noi siamo molto seduti. Lo dico per esperienza diretta, c'è una grossa domanda di sfruttare le risorse che hanno, in primo luogo le risorse umane, e in questo senso e anche di conoscenza. Il ruolo della ricerca che è stato sottolineato e quindi anche dell'istituzione universitaria diventa fondamentale nel momento in cui ci apriamo a queste tematiche e al mondo. Grazie ancora, le nostre iniziative continueranno e ora il professor Castelli spiegherà in che modo. No, io soltanto per ringraziare ancora voi, per ringraziare anche la Fondazione del Teatro Grande che ci ospita. Sono contento di vedere tanti studenti, sono davvero d'accordo con la professoressa Sorlini sul ruolo della scuola. Io sono marito e figlio di insegnanti di scuola media, quindi so quanto questo sia importante anche per far crescere la cultura. La nostra università fa parte della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, c'è qui il professor Tracroci, quindi si è impegnata e si intende impegnarsi per il futuro. E queste tematiche, come vedete, sono tematiche, oggi si è parlato di economia, si è parlato di politica, si è parlato di agricoltura, si è parlato un po' anche di microbiologia, si è parlato di strategie. Queste sono le tematiche che un'università ha il dovere di consegnare ai propri studenti perché loro in un patto generazionale le portino avanti e noi abbiamo il dovere di cercare di lasciare un mondo migliore. L'ultima cosa che vi dico è che tutti questi seminari, quello del professor Severino, quello del professor Gozzini, c'è qui Terenzo Maccabelli che lo ha condotto, quello di oggi e tutti gli altri sono, come vedete, video registrati e sono messi sul sito della nostra università. Quindi sono liberamente fruibili da tutti. È intenzione nostra fare dunque un pacchetto di 17, videocassette, un tempo si diceva così, e speriamo anche di raccogliere dei contributi, grazie a tutti i relatori, perché alla fine di questo ciclo riusciamo a scrivere, con l'aiuto loro, un libro di un corso di sviluppo sostenibile. Ecco, questa è una sfida grossa, sono sicuro che il rettore ci appoggerà. Io vi ringrazio ancora, non so Maurizio se vuoi dire due parole, se allora il rettore vi saluto io per lui, grazie ancora tanto per la vostra presenza intelligente, attiva e anche partecipante. Sono cose di ambito agricolo. Cercherò di farlo vedere al mio marito. Bravissimo. Grazie. Prendo io questo.